Vigili per un giorno. Armati di penna e libretto, gli studenti della scuola elementare Enrico Sarria di San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli, sono usciti dalle loro aule e hanno aiutato gli agenti della polizia municipale a sanzionare gli automobilisti indisciplinati. Una giornata all'insegna delle regole e della legalità, una lezione di educazione civica sul campo, promossa dall'assessore ai giovani e alle politiche giovanili del Comune di Napoli, Alessandra Clemente. Questo è il nostro progetto di vicinanza, di sostegno all'infanzia, dove i vigili della città di Napoli affiancano i maestri e soprattutto incontrano i bambini in un percorso di conoscenza delle regole che diventa anche poi un percorso di sostegno a quelle condizioni di infanzia critiche che, se non incontrate e assistite per tempo, possono diventare delle storie di violenza fra minori. La giornata di oggi invece è all'insegna delle regole, delle opportunità e soprattutto all'insegna delle divise, la prima divisa della città di Napoli che con la sua professionalità incontra il patrimonio più prezioso che sono le nostre bambine e i nostri bambini. I ragazzi fanno una prima lezione teorica in classe dove gli proiettiamo delle slide su delle regole stradali. Il secondo giorno escono fuori e loro fanno notare a noi della Polizia Municipale cose che non va per strada e devo dire la verità, hanno indovinato tutto, quindi si vede che alla lezione teorica erano molto attenti. Un progetto che parte dalle periferie a rischio di Napoli, dagli studenti e dalle scuole, per costruire i cittadini di domani attraverso la vicinanza delle istituzioni.